Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, benvenute e benvenuti anche questa serata alla nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute, la trasmissione che Rossini TV realizza con la collaborazione del Centro di Fisioterapia e non solo, Fisioradi Medical Center, lo dice già il nome, qui troviamo fisioterapisti, troviamo medici e nella fattispecie questa sera incontreremo una dottoressa, una giovane dottoressa di Prato diventata da poco mamma, si chiama Ilaria Barni, la sua specializzazione è la neurochirurgia, ha una passione particolare per le ernie, ci racconterà, ci descriverà, ci darà tanti consigli su come affrontare questa fastidiosissima patologia e soprattutto i suoi sintomi. Ed eccoci qui con Ilaria Barni, che conosciamo quest'anno. Buonasera. Buonasera. E la conosciamo quest'anno per un motivo preciso, perché l'anno scorso aveva qualcos'altro a cui pensare, quel qualcos'altro oggi si chiama? Niccolò. Quanti mesi ha? 6 mesi. Quindi ecco spiegato il motivo per cui Ilaria Barni è con noi nella seconda stagione di Check Up Obiettivo Salute. Buonasera. Ilaria Barni è un neurochirurgo. Sì. Originaria di Prato. Toscana, sì. Si sente qualcosina vagamente. Vagamente. Ed è molto molto strutturata sulla questione delle patologie legate alle ernie, all'ernia al disco. Allora, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, questa volta vediamo di approfondire un pochino di più l'argomento. Innanzitutto, cos'è un'ernia? Allora, quando si parla di ernia, secondo me bisogna anche dare due informazioni su cos'è il disco intervertebrale. Cioè, il disco intervertebrale è quella struttura che si interpone fra le vertebre, cioè i segmenti ossei che compongono la colonna vertebrale, ed ha questa struttura come se fosse una specie di anello esterno fatto da fibre concentriche, e al centro c'è questa parte morbida e piena di acqua, che è molto morbida, e dà quell'effetto da ammortizzatore che si attribuisce più frequentemente. Quasi come se fosse un cuscinetto. Bravissimo, un cuscinetto, e funziona sia da ammortizzatore da stabilizzatore, perché in realtà è strettamente adeso alla vertebra di sotto, alla vertebra di sopra e alla vertebra di sotto, e quindi aiuta i movimenti della colonna ma la stabilizza allo stesso tempo. L'ernia che cos'è? Praticamente si forma un punto di lassità, un punto di debolezza di questo anello esterno, e la parte interna, che è morbida e facilmente mobilizzabile, diciamo, si va a incanalare dove c'è questo punto di debolezza. Si parla infatti di ernia di bulging quando c'è una semplice diciamo deformazione dell'anello esterno, di ernia contenuta quando si forma come una bolla. Io dico sempre che l'ernia è come la bolla nella gomma dell'auto, insomma, perché l'effetto è lo stesso, ci crea una protrusione, una specie di appendice. Una specie di bitorzolo. Diciamo, bravissimo, proprio, esatto, come se fosse, sì. Esatto. E si parla di ernia contenuta quando le fibre sono solo distese ma non si rompono, e di ernia espulsa quando le fibre si rompono. Poi c'è anche la forma migrata in cui l'ernia si sposta sopra e sotto. E caratteristicamente l'ernia dà un dolore che è un dolore radicolare legato appunto alla compressione del nervo. Quindi l'ernia è questa disidratazione del disco, degenerazione del disco, che sulla alterazione dei pesi, quindi che non riesce più a svolgere la sua funzione, si sfianca, si rompe, e il pezzo di questa parte interna molto morbida poi fuoriesce e dà tutta una serie di sintomi, diciamo, ad essa collegati. Ecco, sono dei sintomi che in realtà, appunto, come ha già detto la dottoressa, si ricollegano a uno stato patologico, questa ernia che a un certo punto si è resa evidente. Ma i sintomi quali sono? Come ci accorgiamo, o meglio, a un certo punto cosa succede a noi per farci dire: oh mamma mia, cosa mi sta succedendo, avrò un'ernia? Allora, più tipicamente le ernie, allora, siccome il disco è circolare, ok, l'ernia ipoteticamente può fuoriuscire un po' a 360 gradi, però più tipicamente l'ernia si dice postero laterale, cioè esattamente davanti al nervo che esce dal sacco durale, ok? Quindi, essendo in questa posizione, diciamo, caratteristica per conformazioni anatomiche,
Di solito la sintomatologia è legata alla compressione del nervo e si parla di dolore, classicamente è il dolore sciatico, ma in realtà c'è anche un dolore diverso, cioè la sciatica è quando c'è l'intellessamento di tutta la gamba. Perché parliamo di infiammazione, in questo caso per esempio al nervo sciatico. Esattamente, lo sciatico è un nervo che si forma dalle radici lombari, cioè dai nervi che fuoriescono a livello del tratto, stiamo parlando di ernie lombari ovviamente, certo, in questo contesto, che fuoriescono a livello del tratto lombare, che poi si uniscono e formano questo grosso nervo che si porta poi su tutta la gamba. In base a qual è la radice, cioè il nervo da cui si origina poi il nervo sciatico, il dolore può essere localizzato all'inguine, alla coscia, a tutta la gamba, sinistra o destra, sinistra o destra, in base al lato. Quindi ci sono poi, in base a dove si forma l'ernia, diciamo la sintomatologia può cambiare. Come non è infrequente che un'ernia non dia un dolore radicolare, cioè un'infiammazione del nervo, ma una semplice lombalgia, perché comunque l'ernia, se non si forma, se non va a premere sul nervo, può dare anche un dolore da alterazione del cardio, cioè il disco si è rotto, non funziona più bene e quindi c'è un'alterazione dei cardi sulla colonna e può dare anche banalmente un mal di schiena. Esatto, un banale mal di schiena. Banale per modo di dire, ovviamente. Sì, collegato proprio qui, proprio a livello della fascia lombare, e anche questo comunque un sintomo fastidioso, ma il sintomo davvero che ci fa impazzire quando succede è proprio quello legato alla sciatica, perché ovviamente si irradia nelle gambe e rende difficile la vita di tutti i giorni. Assolutamente. Quindi in qualche modo dobbiamo provare a intervenire. Certo, il dolore sciatico io dico sempre è un dolore tra i più importanti che esistano, cioè ora personalmente fortunatamente non l'ho mai provato sulla mia persona, però ho raccolto la testimonianza di tanti pazienti ed è un dolore assolutamente intollerabile, ti blocca il letto, è un dolore assolutamente pesante da sopportare. In realtà si è visto che la sciatalgia o comunque la sciatalgia da ernia poi con le terapie giuste tende poi a regredire nella una maggior parte dei casi senza bisogno della chirurgia. Cioè ci sono una serie di step terapeutici che si possano fare per gestire questo dolore che è veramente importante e invalidante, ecco, estremamente invalidante. Ma quindi in prima battuta antinfiammatori? In prima battuta sì, in prima battuta anche perché allora di solito il percorso anche del paziente in prima battuta è andare dal medico curante, come normale che sia, appunto. E giustamente il medico curante in prima battuta dà degli antinfiammatori e dei miorilassanti, perché è giusto così, perché comunque prova un'importante contrattura anche di tutto il tratto lombare, oltre che avere il dolore sulla gamba, e quindi diciamo questa terapia sinergica con gli antinfiammatori che aiutano la riduzione dell'infiammazione del nervo interessato e i miorilassanti che aiutano anche la distensione dei muscoli a livello del tratto lombare, di solito è un'ottima terapia per ridurre la fase acuta, non per far scomparire il dolore, ma per ridurre la fase acuta. Altra terapia che possiamo fare come terapia d'urto sono i cortisonici. Il cortisone meno spesso viene dato nel medio curante, non è detto, perché alcuni medici lo danno anche come primo, ed è giusto, come prima terapia. Questa è la fase in cui certo, poi dipende dai sintomi, da quanto la persona sta realmente male, dalla tolleranza. Dall'abitudine, anche dal paziente, magari certo, il paziente è diabetico, bravo, glaucoma, giustamente, esatto, poi ogni terapia deve essere custom made, ritagliata sul paziente, non può essere la stessa per tutti. Ad persona. Ovviamente, certo, bravissimo, ad persona. E una volta, fatta questo primo tratto di terapia, questo primo step, si possono avere due strade, cioè il paziente sta meglio, è passato il dolore, pace, finita lì. Oppure, più frequentemente, il dolore è solo in parte passato, a quel punto si programma una risonanza. Perché? Perché io devo capire qual è la causa di questa sintomatologia. Cioè il dolore sciatico, crural, chiamiamolo sciatico per comprendere diciamo un po' tutti i tipi di dolore radicolare certo, sugli arti inferiori, non necessariamente, cioè non è un dolore, non è una patologia in sé per sé, è un sintomo che può indicare una patologia di base diversa, quindi può essere un'ernia, può essere una compressione del nervo per una patologia vertebrale di altro genere, però in questo caso stiamo parlando di ernie, io devo capire dov'è l'ernia, quanto è grande, da che lato è, insomma va un attimino inquadrata e quindi la risonanza è il gold standard di esami diagnostici poi per capire che tipo di, qual è la patologia è, che mi ha causato. E mi quale caso, percorso fare. Bravissimo, e qual è il percorso che poi devo seguire per esatto, risolvere la situazione. Anche perché in realtà esiste un percorso di tipo conservativo, cioè effettivamente abbiamo questo disturbo, abbiamo questi dolori, però curiamo l'infiammazione e ci sentiamo meglio, probabilmente, non a caso siamo in un centro dove si fa fisioterapia, questo si chiama, ricordiamocelo sempre, Fisioradi Medical Center, ecco, ovviamente anche quella parte di
terapia importantissima in tantissimi casi. Importantissima. Allora, nella fase iperacuta la fisioterapia può non essere indicata, nel senso che potrebbe in qualche modo, ma non perché fatta male o eseguita in maniera scorretta, ma potrebbe esacerbare i sintomi nella fase iperacuta. Una volta risolto il dolore iperacuto, quindi quando la sintomatologia dolorosa si sta risolvendo, la fisioterapia è importantissima, perché mi serve per ridurre la contrattura antalgica, quindi distendere la muscolatura, recuperare anche quel disturbo deficit funzionale che inevitabilmente si crea, un po' per il danno neurologico legato all'infiammazione del nervo, un po' per l'immobilità che è inevitabile in questi casi, e quindi la fisioterapia è assolutamente fondamentale per il recupero e per la risoluzione della linea e la prevenzione di ulteriori episodi, perché chiaramente avere una struttura muscolare adeguata, tonica intorno al cono vertebrale mi riduce eventuali instabilità, eventuali traumi, cioè sono anche, affronto anche meglio eventuali traumi, sforzi, e quindi ho meno rischio in un futuro di ritrovarmi in una situazione simile, quindi è assolutamente fondamentale la fisioterapia. Dottoressa, in conclusione, lei è una neurochirurga, sì. Quindi se le dico che l'ultima cosa, proprio a un certo punto nella quale non posso più fare niente contro la mia ernia, arriva il momento di andare sotto i ferri, qual è quella situazione? Allora, esistono diciamo due situazioni, una che è una situazione di emergenza in cui la chirurgia è assolutamente la primissima scelta, e sono i casi in cui si abbia la cosiddetta sindrome della causa, che anche non sempre è dovuta a un'ernia, però a volte si hanno queste grosse ernie espulse che premono su tutti i nervi e danno dei sintomi gravissimi, quali disturbi sfinterici, anestesia a sella a livello inguinale. In quei casi è importantissimo capire la causa, se è un'ernia, un ematoma, una frattura, quello che è, e operare immediatamente. Ma sono casi rarissimi, ok? Altro motivo di chirurgia come prima scelta, anche non in situazioni di emergenza intendo, ma una volta uno giunge allo specialista, quando ci sia un deficit neurologico, quindi un segno di sofferenza del nervo che si esplica come un disturbo motorio, in questo caso del piede, della coscia, del ginocchio, quello che è in base a dove è l'ernia, in quei casi allora la chirurgia non è una chirurgia di emergenza, ma è una chirurgia come prima scelta, perché lì, a meno che il paziente decida di non operarsi, l'obiettivo è dare la possibilità di recuperare quel deficit che di solito, una volta risolta la causa di compressione e di infiammazione del nervo, molto spesso si ha un recupero ottimale. Ma anche questi sono casi non frequenti. Il caso più frequente in assoluto è la paziente si presenta col dolore e diciamo comincia il suo percorso. Una volta fatto tutto il percorso, e quindi la terapia farmacologica, eventualmente la visita da un antalgista che fa delle infiltrazioni mirate, magari un ciclo di ozonoterapia, cioè quindi ha fatto tutti gli step, la fisioterapia, e il dolore comunque non si risolve, di solito diciamo dal libro si dice 6-8 settimane, ma spesso sono molti di più i mesi, perché magari tutti i tempi di fare la risonanza, andare a prendere l'appuntamento, fare la visita, riprendere il controllo e così via, a quel punto è indicata la chirurgia. Anche perché poi anche in questo senso ovviamente è diverso magari che il paziente abbia 20 anni, 30, 50 o 70, perché ovviamente dopo ogni fisico reagisce a modo suo con determinate Esattamente, tempistiche. Di solito magari anche lì c'è anche un discorso di cosa si attende il paziente, cioè magari l'uomo di 50 anni in carriera ha bisogno di un recupero più rapido, magari del signore in pensione di 80 anni che sicuramente affronta più malvolentieri, e noi più malvolentieri lo portiamo in sala operatoria per tutte le comorbidità che a quell'età è normale avere, e ha più tempo e più diciamo possibilità di fare un percorso graduale di recupero e di diciamo risoluzione del quadro senza necessariamente ricorrere alla chirurgia, cosa che magari l'uomo in carriera sì ci prova a fare la terapia conservativa, ma insomma si dà magari un tempo migliore, ma giustamente, perché sì, lì anche l'attesa di quello che si ottiene è diversa, cambia le prospettive, come giusto che sia, insomma. Dottoressa, grazie di tutto. Ha parlato di recupero, lei ha recuperato alla grande il fatto che l'anno scorso non è stata con noi, ma c'è stata quest'anno, siamo davvero contenti perché ha chiarito tantissime questioni riguardanti una delle patologie Bene. Più fastidiose che possono capitare alle persone. Perfetto, grazie a voi allora. Grazie dottoressa, grazie a voi che ci avete seguiti, ci vediamo lunedì prossimo.